Allora, quando pensi che tutto sia fatto, colpo di scena, colpo di scena. Pongracic non è andato a fare le visite mediche, almeno per ora, eh? Poi magari le fa mentre sto facendo il video. E con Ren perché, a quanto sembra, la Fiorentina ha contattato l'agente di Pongracic, queste cose dette da Petullà, e praticamente ha detto di dargli solamente il tempo di vendere Milenkovic. E andando su Pongracic. Quindi se il procuratore ha fermato le visite mediche, significa che Pongracic avrà più dei 2 milioni che gli garantisce il REN. Quindi ragazzi, vediamo se a Lecce entra qualcosa in più. Tanto di guadagnato, se no più che, cioè, a me non me ne frega niente. Però trattativa però in stallo. Allora ragazzi, andiamo sulle cose serie, perché ormai Pongracic c'è il passato. Dorgu. Conte vuole Dorgu e ieri sul tavolo del Lecce è arrivata la prima offerta ufficiale del Napoli. 15 milioni di euro. 15 milioni di euro. Ora, sapete tutti che Corvino non più di 10 giorni fa ha fatto il prezzo per Dorgu. E l'ha detto proprio ufficialmente, no? Ha detto per Dorgu vogliamo 28 milioni. Certo, già il fatto che 15 milioni sono garantiti, no? Significa che la Juve il prestito se lo dimentica. Ciao ciao. E quindi se proprio ammettiamo dovessimo accettare qualcosa, accetteremmo i 15 milioni del Napoli, perché quella cosa là del prestito, giuro, mi ha fatto ridere un quarto d'ora. E quindi lì ci sarà un tira e molla con Corvino, vediamo quanto ne esce, perché se poi Conte è uno che ti martella sulle palle, è uno che va al presidente e gli dà col martello sulle palle fino a quando non raggiunge il suo obiettivo, e in questo caso è Dorgo. E Conte non è uno che ti lascia perdere, Conte è uno che insiste, 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 voglio quello, fa. E alla fine il presidente è costretto a prenderglielo. Quindi vediamo che cosa riesce a fare Corvino con Dorgo. Certo, 15, per Dorgo a 15 milioni ancora per me siamo troppo bassi, troppo bassi. Però ragazzi, già da due cessioni, no? Pongracic e Dorgo, il Lecce come minimo, no? Se dovessimo accettare i 15 milioni, già sono 30 milioni. E se voi pensate che l'anno scorso con 20 milioni poi abbiamo fatto tutto, immaginate con 30. Che cosa può fare Corvino? Ecco perché adesso Corvino si è calmato un attimo. Calmato per modo di dire, per modo di dire, perché adesso è uscito il nome di questo Nesman, ne, no, ne, Neumann dell'Hannover, centrale difensivo, quindi con buona pace per Cistana, perché non penso che se prendiamo questo poi andiamo a prendere anche Cistana. E tutti si sono fissati con sto Cistana. L'anno scorso 23 presenze in Serie B, 23. E mentre questo è un giocatore che ha giocato anche in Europa, e quindi ha anche una mentalità più internazionale. E va bene, ragazzi. Cioè, con Gaspar, Baschirotto ci aggiungiamo questo, e poi ne manca uno, perché se dobbiamo giocare con due centrali, devono essere almeno in quattro. Ne manca uno. E Gotti ha iniziato a indurire, diciamo, a rendere più pesante la preparazione, e domani faremo le prime amichevoli. Saranno due partite, una da 40 minuti e una di 30 minuti con squadre prese lì sul posto, solamente così per dare un primo assaggio, per far assaggiare la prima volta la palla ai giocatori, niente di che. Le vere amichevoli inizieranno tra poco. Sapete che si è aggiunta pure, oltre a Galatasaray, e un'altra che adesso non ricordo, adesso si è aggiunto pure il Werder Bremen, no? Quindi amichevoli davvero di lusso, davvero di lusso. Comunque ragazzi, se ci saranno in giornata novità per Pongracic, vi ripeto, me Pongracic che lo vendiamo al Reno, alla Fiorentina, non interessa più di tanto, però se ci saranno novità per Dorgo, poi ci risentiamo. Ciao Stray.